Tu come sceglieresti i collaboratori per la tua azienda? Cioè, voglio dire, quali sono le caratteristiche che tu vorresti avere nei tuoi collaboratori per costruire una squadra eccellente? Oddio, capisco che la prima cosa che viene a dire è beh, che siano in gamba nel loro lavoro, che sappiano fare quello che devono fare. Certo, questo è vero. Che siano molto competenti, che sappiano le cose. È vero, però anche in questo caso le persone devono avere un po' di tempo per imparare. Al netto dello studio che hanno fatto. Beh, allora ti racconto cosa pensa uno degli uomini più importanti e più significativi, che hanno più peso nel mondo del business in senso assoluto. Sto parlando di Warren Buffett. Warren Buffett è uno degli uomini più influenti del mondo. Non solo è stato considerato da Forbes nel 2008 l'uomo più ricco del mondo, ma ha iniziato nel 1930 costruendo un impero incredibile. E fra le sue partecipazioni, ovvero fra le sue proprietà, ci sono parti di Coca-Cola, c'è cioè McDonald's ad esempio e altre grandi aziende. Ora, in un'intervista rilasciata poco tempo fa, Warren Buffett ha detto che le caratteristiche con cui lui sceglie i collaboratori sono estremamente precise e sono tre. La prima è l'intelligenza. Cioè le persone devono essere intelligenti, devono sapere capire le cose, non solo dal punto di vista cognitivo, immagino io, ma anche emotivo, devono essere capaci di far funzionare la testa e questo non è tanto difficile da capire. La seconda caratteristica, devono avere energia, cioè devono avere il fuoco dentro, devono voglia di fare le cose, devono avere voglia di arrivare, di costruire, di fare, insomma devono essere dinamici e pieni di energia. La terza cosa, questa è quella che Warren Buffett considera la più importante, è l'integrità. Buffett dice che se non c'è l'integrità, e leggete l'integrità come onestà, come capacità di partecipare il business dell'azienda o il progetto a cui si appartiene, se non si è insomma onesti, rispettosi, capaci di avere senso di appartenenza con le cose che si fanno, le altre due caratteristiche sono totalmente inutili. Quindi non importa se un collaboratore, dice Buffett, è molto intelligente o ha molta energia se poi non è una persona dotata di integrità. E io credo che sia una considerazione estremamente interessante perché a prescindere dalle competenze che si possono avere, una persona può essere molto capace, molto competente, molto in grado di leggere le situazioni, molto veloce nel capire e quant'altro, e può avere anche un sacco di voglia di darsi da fare, di lavorare, ma se manca quella parte fondamentale di integrità, tutto il resto crolla ed è completamente inutile. È una considerazione che mi ha fatto molto riflettere e credo che abbia a che vedere con la capacità di entrare in contatto con gli altri in modo trasparente, diretto, sincero, onesto, che è propria delle persone con una grande intelligenza sociale e capace di capire che da soli non si può costruire niente. Quindi, quando scegli il tuo prossimo collaboratore o quando pensi di far parte della tua prossima azienda, ricordati che una delle caratteristiche è proprio questa. Ciao da Simone Sistici, ci vediamo alla prossima e mi raccomando, prendi nota. Ciao! Can we have one original barbecue smokehouse meal, please? Lovely, is that chicken or beef? Beef, please. It's gotta be beef. What drink on that bad boy? Coke. Coke, please. Oh, you always have a little classical Coke. Anything else? Your one. Can I have two 6 chicken nugget meals, please? Lovely, 2 6 nugget meals. And what peak of choosing drink are you gonna go for? Can we have what's Hunter one? Seven up, please. Seven up, is that for both? Yes, please. Lovely, so we've got a 14 up. And what tips would you like on that? Can we have a sweet chili? Getting saucy with sweet chili. Anything else? It's a chicken sandwich meal with no lettuce. And a chicken sandwich meal with no lettuce, please. Oh, now we're talking. Sandwich meal, no lettuce, no worries. And we'll drink on that bad boy. Chocolate milkshake, please. Shocky shake. Don't mind if I diddly do. Anything else? No, that's great. Thank you very much. Gorgeous. I'll reel you on in to the next window, my friend. Ciao, ciao. 2036, we cashing on card in. Oh, adventurous. Contactless. Yeah. Ba da ba ba. Spicy. See you later. Cheers, man.